L'8 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Popolo Rom, istituita nel 1971 e riconosciuta dall'ONU per celebrare la cultura rom e per tenere alta l'attenzione sui problemi e le discriminazioni subite da questo popolo, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu oggetto del disegno criminoso di sterminio portato avanti dai nazifascisti. In occasione di questa ricorrenza, mercoledì 10 aprile, il Teatro alla Scala di Milano ospiterà il concerto per la Giornata Internazionale della Popolazione Roman, nel quale si esibiranno i musicisti abruzzesi Santino e Gennaro Spinelli, padre e figlio con fisarmonica e violino, accompagnati dai musicisti della sezione Ampi del Teatro alla Scala e dai solisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. L'appuntamento milanese è inserito nel cartellone degli eventi promossi dall'UCRI, Unione delle Comunità Romanesse in Italia, di cui Gennaro Spinelli è presidente. Il concerto alla Scala è stato presentato in anteprima anche su Rete 8 da Santino Spinelli, ospite della trasmissione Consigli per gli acquisti show di Paola De Simone. È la prima volta che due artisti rom di livello internazionale vanno alla Scala. Dopo 600 anni di presenza, 600 anni soltanto, 6 secoli, oltre 6 secoli di presenza dei rom in Europa, e non si era mai verificato questo. E suonare poi con la grande orchestra della Scala, che è molto importante, e con i solisti, e questo è anche importante, con i solisti dell'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini, e poi suonando le mie opere, composizioni mie, anche se poi ci saranno brani di... Quindi il folklore incontra il classico. Perfettamente. Io e Gennaro porteremo il folklore, la musica cosiddetta etnica, che è musica popolare, diciamo, a livello di sinfonismo. E poi un'altra novità che io presento lì alla Scala, un CD nuovo. Ci sarà anche un dopo festival, diciamo un dopo concerto, e ci sarà una serata di gala, diciamo. E in questa occasione la mia casa discografica presenterà il nuovo disco. Romano Bacià di Pè. Che cosa significa? È la magia della musica rom. Però questo è etnico. Però con l'orchestra, vi preannuncio che con l'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini sto producendo un disco diciamo di musica classica. Ecco, lì proprio il documento che attesta il passaggio dalla musica folclorica alla cosiddetta musica sinfonica romanì.